è più chiaro, nel senso che la scienza particolare in tedesco è Einzelwissenschaft, Eins è uno, no? Quindi è la scienza proprio legata all'uno, mentre la Wissenschaft è una visione complessiva, ha come oggetto das Ganze, cioè il tutto. D'accordo? Sì, ma per lui quel paragone che fa su la gemma, il fiore, il Sì, frutto. adesso ci arriviamo. Quindi in sostanza gli errori di fondo che Hegel stigmatizza sono, primo, la separazione tra risultato e percorso storico, perché è proprio il percorso che consente di ricostruire il senso, il significato del risultato. Questo tra l'altro è di nuovo un tema contro cui si contrapporrà il neopositivismo quando distinguerà l'approccio genetico o psicologico dall'approccio logico. L'approccio logico è quello che mi dice la struttura della cosa, l'approccio genetico è quello, o psicologico, è quello che mi dice il processo storico ha portato alla cosa, ma distinguono i neopositivisti questi due punti di vista, mentre Hegel li lega l'uno con l'altro. La seconda critica, ovvero la tendenza a stravolgere i processi figurandoli come cose separate, appunto la filosofia. Quella filosofia, quel risultato, che contrappongo all'altra filosofia, all'altro risultato. E La invece, poetica, la scienza, la la letteratura. prospettiva hegeliana è quella di cogliere le relazioni, e sono proprio le relazioni che consentono di afferrare il significato interno della cosa stessa. Ora qua ci sono due problemi. Primo, chi se ne frega se Paolo ha freddo, perché non ha freddo, perché l'arti sono freddo, quindi io dalla finestra, primo, primo. Secondo c'è un altro fatto. Quando noi diciamo per la tua cattiva volontà. Quando noi diciamo, no, che bisogna riuscire a ricondurre certi fenomeni politici, economici, sociali alla logica di sviluppo del sistema capitalistico, per capirli, noi diciamo che esiste una realtà, il rapporto capitalistico di produzione, il quale è costruito in maniera tale da avere una certa dinamica tendenziale che crea certi risultati. E riteniamo di aver spiegato quel risultato quando siamo riusciti a riportarlo alla dinamica del modo di produzione capitalistica. Se qualcuno ci dicesse c'è la disoccupazione in Italia perché in Cina fanno eccetera eccetera, non sarebbe per noi una risposta. La disoccupazione in Italia me la devi spiegare spiegandomi il modo di funzionamento del sistema capitalistico italiano oppure il modo capitalistico internazionale di cui fanno parte Cina e Italia. Questo significa esattamente che la cosa si spiega con la cosa stessa, che la cosa si spiega non facendo riferimento ad un esterno, ma si spiega sulla base della propria logica di movimento. E questo, attenti, è un concetto complicato da afferrare, perché ha delle conseguenze importanti. Alcune conseguenze sono da noi subito accettate.
Se la cosa si spiega con la cosa stessa, il mondo si spiega con il mondo stesso, la storia con la storia stessa, non c'è bisogno di Dio. Però è anche vero che allora il sistema capitalistico, se si spiega con le proprie leggi interne, in qualche modo rappresenta, come dire, una certa, come una isola nella storia rispetto al sistema feudale. Io potrò ricostruire delle connessioni, però in realtà il sistema capitalistico è un salto rispetto al sistema feudale. Allora capite perché quando Marx si occupa della società feudale oscarissima, delle forme precapitalistiche di produzione, in realtà non si occupa di questo, ma si occupa di ritrovare nelle società precapitalistiche quegli elementi che hanno portato al capitalismo. Per cui giustamente, si diceva anche con Alfio, Marx non fa opera storica, ma legge gli eventi passati per capire il presente. Se io facessi storia dovrei spiegare quel salto, no? Quella situazione che si è creata per cui c'è stato un salto, un momento critico per cui da un mondo sono passato a un altro. D'accordo? Quindi un elemento di discontinuità nella storia. Questo fa sì che lo stoicismo hegeliano sia molto particolare, cioè in un certo senso non è stoicista. Lo storicista tende a spiegare il fenomeno storico con la storia precedente. Per Hegel questo è solo parzialmente possibile, perché da un momento all'altro, dal momento feudale a quello capitalistico, c'è la produzione di un nuovo, c'è un salto, c'è una rottura. Quindi questo concetto che hai espresso sembra quasi, anche se forse non è, in contraddizione con la questione del processo. No? L'osservazione è giustissima. L'osservazione del processo. Cioè, perché il processo, certo, se c'è il processo allora non c'è. Legato alla cosa, no? Il processo. Invece, tu dicevi, lo storico tende a spiegare quello che è accaduto con quello che è successo prima, quindi col processo, no? Certo, no, tu hai perfettamente ragione, solamente, appunto, pensa a Marx. Marx ha di fronte lo scopo di spiegarti il capitale. Allora, avendo in mente la società capitalistica, si volge all'indietro e guarda le società precedenti prendendo quegli elementi che spiegano gli elementi della società capitalistica. Allora fa una selezione. Quindi non spiega tout court al 100% la cosa con il processo, ma vede nella storia precedente lo svilupparsi di un processo che oggi io mi rendo conto ha portato al capitalismo. Poi mica è necessario che ci porti, potrebbe portare ad altre cose. Però oggi io vivo in una società capitalistica, mi chiedo com'è nata, e posso rivolgermi alla storia e trovare gli elementi. Questo non significa che la storia è predeterminata, però significa che quello che succede, succede sulla base di avvenimenti precedenti. E questo porta anche alla difficilissima tesi da far accettare. Tradizionalmente si dice nihil ex nihilo, nulla nasce dal nulla. E no, perché il capitalismo non nasce dal feudalismo. Per esempio qui ci sono tutti quegli studi, no, che mostrano come nella Cina esistessero tutti gli elementi per la formazione del capitalismo e non si è formato. Ma appunto Marx mostra nel feudalesimo gli antecedenti solo perché guarda il feudalesimo avendo già presente il capitalismo. È come se lui leggesse il libro giallo al contrario, già sa che è l'assassino e quindi ripercorre